Giuseppe Caprera, vicepresidente di Linfovita ODV. Si è appena concluso a Reggio Calabria il Linfoma Day. Ci parli di questa associazione? Allora, questa associazione nasce nel 2013 e nel 2015 diventa Linfovita Nazionale. È composta da medici, pazienti, da volontari e da familiari, dei pazienti. Ci occupiamo di tante cose, una, ne dico solo una per questione di tempo. Abbiamo comprato tempo fa una casa dietro l'ospedale Morelli, che verrà chiamata la Casa dei Papaveri e verrà data gratuitamente a tutte le persone che ne hanno bisogno. Grandissimo, grandissimo sforzo lo fanno i volontari che giornalmente sono all'interno dell'ospedale e danno un grossissimo aiuto alla nostra grande dottoressa, la Stellitano, che senza di lei tutto questo non sarebbe esistito. E tra l'altro non solo all'interno ma anche all'esterno, perché accompagnano le persone che ne hanno bisogno sia all'interno dell'ospedale che nella propria casa.